La cosa di Alfredo per dire così, per essere filologicamente esatti, adesso dico il testo, ma insomma per dire il comunismo storico è fallito, punto, ha detto Alfredo. E io credo che questa è una constatazione dalla quale noi non possiamo prescindere. Ho aggiunto, da questo momento in poi comincia un discorso, che naturalmente né lui né io abbiamo avuto il tempo di fare, sono discorsi che si, ovviamente si differenziano molto, diciamo, ma probabilmente tra me e Alfredo e altri compagni, ma diciamo questa è la questione, cioè noi dobbiamo capire, quando ho detto che da qui si incomincia, dobbiamo capire bene, non abbiamo ancora capito bene secondo me, con questa faccenda che non bisogna stare lì a perdere tempo e lavorare il lutto, che hanno detto alcuni, e altri che invece hanno detto ma no, insomma bisogna riprendere, bisogna vedere tutto quello che c'è di positivo, eccetera, eccetera, in questo modo, con questa tra l'altro separazione tra i due anime del vecchio partito, ne è venuto fuori che noi non abbiamo indagato bene quali sono i motivi veri, profondi di questo fallimento, non soltanto gli errori di questo, gli errori di quello, cioè, ma perché è andata così, perché è andata così, perché c'è stata la guerra contro il cura, diciamo, ma dico per dire una cosa, ma perché l'idea di dittatura è stata concepita in quel modo, visto che una compagna mi ha posto questo problema. Io tra l'altro parlando della dittatura stavo parlando delle nostre cose italiane di adesso, e ho citato sinceramente le nostre cose italiane di ieri e adesso, per dire che la passione politica può essere contraddittoria. Ci possono essere coloro, come c'è stato nel passato, che hanno votato contro la tirannide fascista, e c'erano degli appassionatissime persone che sono morte per questo, combattendo contro di noi, i quali erano appassionatissimi della dittatura fascista, dato questo aspetto della dittatura. E soprattutto intendendo esaltare ciò che riguarda Valentino, il fatto che lui ha posto la questione della libertà, che è la questione più alta. Una delle compagne della commissione femminile della rifondazione comunista hanno fatto l'onore di invitarmi a un loro convegno che hanno fatto. Non so come, no? Insomma, adesso scusatemi l'espressione becera, eccetera. Mi hanno fatto l'onore queste compagne, la compagna della Rossa ed altre, eccetera, di invitare un loro convegno sul muro di Berlino, sulla caduta del muro di Berlino. E a un certo punto ci si affannava per dire come è caduto, come è caduto, cioè c'è caduto una compagna lì che rappresentava l'ex RVT, diciamo, e l'attuale Link, diciamo, che viene dalla cosa, ha detto, ma scusate, noi non ne potevamo più, noi volevamo la libertà. È chiaro quindi che il problema che ha posto Valentino da giorno e l'ha portato fino all'ultimo scritto è quello che la il problema che deve essere affrontato non è soltanto, diciamo, come si dice, quello della liberazione, ma è proprio quello della libertà, cioè che la scommessa non è quella diciamo così, di fare stare un po' meglio gli operai, i lavoratori, eccetera, e così via dicendo, ma è un'altra la scommessa di fare un'altra civiltà in cui appunto ci sia questa libertà di ciascuno e di tutti. Questo era l'intento delle cose che gli ho detto a questo proposito. E infine la Cina, naturalmente qui si vede che la pensiamo diversamente, io non penso che la Cina possa essere considerata, se è una forma di capitalismo diciamo complicato, naturalmente non deve essere ridotto a una banalità, eccetera, tutto questo, ma certamente non è una forma la quale noi possiamo pensare che, diciamo, che c'entri qualche cosa con Gramsci o cose di questo genere. Qui questa è una forma che ha adottato questa grande potenza, diciamo, che è diretta da un'organizzazione che si chiama Partito Comunista e che ha una forza notevole nel paese, che ha
poteva anche coercitivo, appunto, eccetera, e così, l'esercito e tutto quello che riguarda un potere statale, un potere molto forte, ma diciamo la cui forma è giusto, c'è proprio da dire, insomma, è una forma che aveva messo in campo come strumento fondamentale, come era stato detto da alcuni compagni del Partito Comunista Cinese, ha messo in campo gli spiriti animali del capitalismo, e la cosa ha avuto un successo assolutamente strepitoso, che va benissimo, ma è, diciamo, cioè è bene che la Cina sorga come potenza, non sorge la cosa, perché noi temevamo un mondo unipolare, non siamo in un mondo unipolare, siamo in un mondo particolare, ecco, dove c'è la Cina che ha metà del debito americano. Scusi, e così via, adesso io però non volevo entrare. Ho detto semplicemente che forse in Cina non sarebbero d'accordo, sì, con la questione per fallire il comunismo. Mi trovo con il comunismo, per il resto non ho detto ancora niente. Quelli dai tempi di Pascal. No, no, scusate, io comunque non volevo entrare in questa questione. Tu mi hai un po' costretto a entrarci, così ho dovuto spendere qualche parola, quindi chiedo scusa e vi ringrazio.